quando noi parliamo di fisco, di tasse, di imposte, eccetera, anche nel dibattito pubblico comune, insomma da telegiornale, sentiamo quasi sempre giustificare la pretesa impositiva dello Stato con il riferimento al bene comune. In realtà, nella migliore delle ipotesi, quello che viene chiamato bene comune è o l'interesse privato dello Stato, l'interesse di quella persona particolarissima che è la persona civitatis, la persona Stato, oppure un vago interesse collettivo rappresentato da, ad esempio, il poter fornire certi tipi di servizi attinenti al welfare state. Quindi anche il riferimento al bene comune, evocato per giustificare l'imposizione fiscale, è facilmente derubricabile come retorica. Questo dovere fiscale, vissuto come dovere di partecipare al funzionamento, al bene della polis, è a sua volta giustificato nella misura in cui la polis, la comunità politica, è strumento per la realizzazione del bene comune. Oltre quella finalità lì, non si dà legittimità alla pretesa fiscale. Una pretesa fiscale che fosse imposta senza la finalità del bene comune sarebbe una pretesa illegittima, cioè sarebbe una pretesa che esorbita quelli che sono i diritti della polis e dunque i doveri del cittadino. Abbiamo individuato 5 criteri di legittimità della pretesa fiscale, e cioè la legittima potestà, cioè che chi ponga la pretesa fiscale sia la legittima autorità, perché sennò anch'io potrei uscire per strada e chiedere le tasse a chi passa. La proporzione, la proportio tributi, cioè che la tassa sia proporzionata, le qualitas in personis, cioè che ci sia una certa uguaglianza, una certa equità il giusto modo, cioè non basta che la pretesa sia giusta, ma deve essere anche giusto il modo in cui viene pretesa, in cui viene riscossa, e l'ultima, che è forse la fondamentale, la justitia causae, cioè che la causa per cui viene richiesta la tassa imposta sia giusta. Perché se la polis mi chiede una tassa per una causa ingiusta, la tassa è illegittima. Sottoponendo a questo vaglio critico le pretese fiscali dei moderni stati, degli stati contemporanei, ben poco di quella che è la pretesa fiscale si salva. Pensate a quanta parte del denaro raccolto dagli stati contemporanei con il prelievo fiscale viene utilizzato per finalità che non solo non sono giuste, ma sono proprio direttamente ingiuste, cioè sono contro l'ordine naturale delle cose. E qui gli esempi si potrebbero, proprio banalissimi, non so, l'aborto pagato dal Servizio Sanitario Nazionale, la cosiddetta rettifica chirurgica di sesso, si potrebbero fare tanti esempi, insomma, la distribuzione degli oppiacei di sintesi, anch'essi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e così via.